Ciao a tutti, sono Franco Trentalancio, siamo in una pausa pranzo, almeno doveva essere una pausa pranzo sul set del film La Corona Spezzata. Mi tocca fare intervista mentre gli altri stanno finendo di mangiare, ma lo faccio volentieri. Il ruolo che mi è stato proposto e la conoscenza con Ruben prima è stata del tutto casuale, come succede nei migliori romanzi, perché io ero a cena col mio amico Andrea Roncato in un ristorante messicano tra tortillas e cose piccantissime. Ci raggiunge Ruben Maria, che doveva chiacchierare per i fatti suoi con Roncato. Poi ci incontriamo, ci mettiamo a chiacchierare, tipo un amore a prima vista, se si può. Amore a prima vista, mi dice: sai che sto girando questo film, bla bla bla, mi piacerebbe averti, ma sì, ma no, non si può, i tempi, gli impegni, così. Insomma, alla fine ci siamo piaciuti e è nata questa collaborazione, spero proficua per entrambi. Mi piace come lavori, ripetiamo un rompicoglioni, però insomma, meglio così che il contrario. Il mio personaggio è quello di Don Peppino la Terza, che è un malavitoso senza possibilità di riscatto, cioè uno che si presume che nasca, cresca e morirà in mezzo proprio al crimine, un classico cattivo dei film, ripeto, senza redenzione, per cui tutt'altro che evangelico, però mi diverte. Credo che sia divertente quando uno fa l'attore impersonare ciò che non si è, perché è davvero una variante, altrimenti uno replicherebbe un po' se stesso all'infinito. E, per esempio, nei film hard che per tanti anni hanno caratterizzato la mia carriera, mi sono sempre divertito a fare, non so, quello che non trombava mai. Mi divertiva perché era un po' veramente un ruolo diverso. Anche in questo caso io credo di essere una brava persona, fare il malavitoso mi piace, quello senza cuore che uccide e spara è una variante. Ultimamente mi ritrovo a essere abbastanza spesso sui set dei film normali, e già definire normali è una cosa strana, come se quelli porno fossero normali, boh, non so, è normalità anche il sesso, però diciamo è più normale. Pur non essendo Al Pacino, diciamo che mi trovo abbastanza bene, in questo caso diretto da Ruben Maria Seriquez, che è un regista esigente, anche un po' rompipalle, però va bene perché insomma il risultato poi paga gli sforzi compiuti. Devo dire la verità, ripeto, pur non essendo Al Pacino, sono abbastanza tranquillo sul set perché, avendo fatto per tanti anni sesso davanti alle telecamere, diciamo che con l'ansia da prestazione ho imparato a conviverci e a superarlo. Tutti gli anni di set hard mi hanno insegnato l'arte dell'attesa, cioè saper attendere senza snervarsi. Credo che molti di voi sappiano che nel cinema si aspetta tanto. Se uno nell'attesa si snerva e si nervosisce, è un casino. Se invece uno rimane tranquillo, diciamo che le cose funzionano. Avendo viaggiato veramente tanto per tutta la vita, confondo i luoghi, confondo i posti, le città. Però di Taranto non mi ricorderò, perché è una città veramente particolare, bella, ospitale, sul mare, con gente di cuore, per quel che posso dire delle persone che ho conosciuto. Si mangia troppo e troppo bene e sono cavoli, perché dopo insomma voglia fare palestra, ginnastica e sport. Qui, come si dice alle mie parti, la buzza, cioè la pancia, rischia di aumentare a dismisura. Però si mangia bene, si sta bene, spero di tornarci anche da turista, perché i posti belli vanno rifrequentati, così come le donne belle. E poi qui avevamo la guida di Nicola, che insomma vedete anche nel film, che è una guida positiva, perché insomma è un amico, negativa perché ti porta in giro a destra e a sinistra, ti fa conoscere un mucchio di persone, ti fa mangiare e bere a dismisura, ci sono i pro e i contro. Però chi non conosce Taranto, venite a vederla, andate anche a Taranto Vecchia, che merita di essere vista, andate al mare a mangiare le cozze pelose, mangiate tutto quello che vi pare, che vale la pena, come si chiama quella cosa del suggerimento all'esterno, quelli che danno tono anche in orizzontale. I coccioli. I coccioli, attenzione ai coccioli che insomma stimolano meglio di qualunque pillola. Un saluto, un abbraccio da Trentalancio, ciao.